Dalle emozioni vissute la penso con la sfida tra due nobili decadute, tra due retrocesse della scorsa Serie A, la sfida tra Venezia e Genova ha rappresentato sicuramente una delle partite più interessanti di questa prima giornata del campionato di Serie B, del campionato cadetto, dal colpo di testa vincente firmato Kelvin Yeboah nel finale, precisamente al minuto numero 88 dall'intervento della VAR, successivamente nel recupero negli ultimi secondi ad annullare il possibile pareggio lagunare, il pareggio della Venezia di Ivan Jarmovic firmato Domen Cernigoi. Dai gol, dalle emozioni, dallo spettacolo, dalle polemiche dello stadio Penso con la sfida tra Venezia e Genova passiamo invece allo stadio Rigamonti, un'altra partita molto interessante di questa prima giornata. Si sfidavano al Rigamonti il Brescia, il Neo Brescia, le rondinelle di Pep Clotet, dall'altra parte del campo il neopromosso Sudtirol di Leandro Greco, aspettando l'arrivo in panchina per gli altoatesini di Pierpaolo Bisoli. È stata sicuramente una sfida molto interessante, con il calcio di rigore parato da Lezzerini e il successivo tapine errato di Mazzocchi, l'ex attaccante di Reggiana e Ternana, che ha rappresentato sicuramente il punto di svolta della match della Rigamonti. Si è ripresentato il popolo altoatesino davvero nel peggiore dei modi, Simone Mazzocchi, uno dei colpi di mercato per la formazione altoatesina, per la neopromossa, per una delle squadre che più ha stupito nel panorama calcistico italiano lo scorso anno. 90 punti, solo 9 gol subiti all'interno del girone A di Serie C, con la sfida infinita contro il Padova del duo Massimo Pavanel, Massimo Otto. Ragazzi, alla fine arriva una sconfitta in questa prima storica gara nel campionato cadetto per il Sudtirol del tecnico ad interim Leandro Greco, ma dobbiamo sottolineare comunque una prova molto interessante per la formazione altoatesina, che ha cercato comunque di giocare un'ottima gara sia nel corso del primo tempo, poche idee però da una parte e dall'altra fino alla magia, bisogna sottolineare la magia, di Emanuele Nondoi al ritorno con la maglia delle rondinelle dopo l'esperienza in prestito lo scorso anno al Cosenza. 10 presenze, 0 reti, poche fortune in Calabria sotto la gestione tecnica di Pierpaolo Bisoli, la salvezza ottenuta nei play-out contro il Vicenza. Parleremo anche della Cosenza, che ha iniziato davvero nel migliore dei modi quest'annata con il successo al Ciro Vigorito contro il Benevento di Fabio Caserta, e poi andremo anche a sottolineare il successo dell'Ascoli di Cristian Abbucchi al Del Duca contro la Ternana di Cristiano Lucarelli. Quindi andremo a concludere il programma della domenica dedicata alla prima giornata di campionato, dopo aver analizzato i successi ospiti di Genova, Regina e del Frosinone. Ragazzi, tornando al Rigamonti, dalla punizione magistrale al 37esimo a rompere questa perfetta parità, a rompere l'equilibrio del Rigamonti, ci ha pensato una magia. Emanuele Ondoi, il gol del vantaggio delle rondinelle per la formazione di Pep Clotet. Nel corso del secondo tempo, dopo una prima fase di stallo, si è visto un ottimo Sudtirol, un Sudtirol rientrato alla ricerca, a cercare il gol del possibile pareggio. Pareggio che poteva arrivare all'ora di gioco, perché ragazzi, l'arbitro Santoro punisce il contatto tra Pompetti, tra l'ex Pescara, altro volto nuovo per la formazione altoatesina a centrocampo, in attacco
ma anche comunque nella retroguardia difensiva, volti nuovi a rinforzare la formazione di Leandro Greco, la formazione che dovrebbe essere di Pierpaolo Bisoli nelle prossime settimane. Contatto dubbio tra Ward e Pompetti, Santoro decreta la massima punizione dagli 11 metri, si presenta l'ex bomber che comunque aveva fatto molto bene nella precedente avventura con la maglia del Südtirol, l'ex Reggiana e Ternana Simone Mazzocchi, che si fa però ipnotizzare da Lezzerini, dall'ex portiere della Venezia, sul successivo tapin mette fuori clamorosamente lo stesso Simone Mazzocchi. Gol sbagliato, gol subito, la legge non scritta più famosa del gioco del calcio. Lancio lungo alla volta a premiare Flavio Bianchi, che scappa via a Zaro, grave errore difensivo della centrale della Südtirol, ed è un gioco da ragazzi per l'ex Grifone, depositare in rete con uno scavetto, battere Poluzzi decisivo al 14esimo su Adorni dagli sviluppi di un corner nella successiva mezz'ora di gioco. Da sottolineare un gol annullato per parte, la possibile doppietta di Flavio Bianchi e poi il gol del capitano storico della Südtirol e Tait, che poteva comunque anche regalare il primo gol storico per la formazione altoatesina nel campionato carito. Quindi inizia con una sconfitta questa avventura per il Südtirol di Leandro Greco. Andiamo a parlare del successo ospite al Ciro Vigorito. Cosa abbiamo visto? La Cosenza di Dionigi inizia davvero nel migliore dei modi questo campionato e torna comunque a suonare la carica a suon di gol dopo la doppietta inflitta al San Vito Marulla, al Vicenza di Francesco Baldini nella sfida valevole per il ritorno dei playout. È la Batti, la Rivei è ancora una volta decisivo. Questa volta ringrazia l'errore, il retropassaggio killer da parte di Teglio, e ci mette una pezza, quello che può Paleari nel primo tentativo non può nulla sulla respinta e sulla conclusione vincente dell'ex Cagliari, che porta in vantaggio. È il gol che decide la sfida del Ciro Vigorito e che soprattutto inizia a far tremare Fabio Caserta per il proseguo di questo campionato, perché dopo la sconfitta 3-2 a Marassi, tantissimi passi indietro per il Benevento di Fabio Caserta, una delle squadre che sulla carta punta a confermare la zona playoff anche in questa stagione. Grande occasione per Letizia sul cross di Masciangelo, l'eroe di Florenzi, la palla che arriva a Letizia, conclusione insidiosa al nono. La risposta di Matosevic al 33esimo sulla conclusione di Viviani, ecco, è un Benevento propositivo nel corso del primo tempo, a cui manca solamente la rete. Dall'errore di Teglio ad inizio ripresa al 49esimo, che porta in vantaggio la formazione calabrese, la partita cambia. C'è una grande occasione, il palo da sottolineare da parte di Farias al minuto numero 64, il forcing finale, la grandissima risposta di Paleari sullo stesso Florenzi dopo una ripartenza, l'azione tra D'Urso e Florenzi con la super risposta a salvare il risultato dello stesso Paleari. Quindi alla fine arriva il successo ospite, espugnato il Ciro Vigorito con il guizzo vincente della Batti Larivei. Successo davvero e impronosticabile alla vigilia per il Cosenza di Dionigi. Chiudiamo questa rassegna dedicata al campionato cadetto con il successo del Duca per l'Ascoli di Cristian Abbucchi, grazie a due colpi di testa firmati nel corso del primo tempo, prima sugli sviluppi di una corner la guizzo di Botteghina al 15esimo, dopo la grande chance per Alfredo Donnarumma al nono con
il tentativo di Colo Colo al 14esimo, è proprio Colo Colo a firmare il gol del raddoppio al 35esimo, sempre sugli sviluppi di un corner, grave errore di posizione da parte dell'ex salernitana di Tacchio per il 2-0 per la formazione di Cristian Bucchi. Nel corso della ripresa c'è un cambio fuori Alfredo Donnarumma, entra Andrea Favilli, l'ex di turno, l'ex Monza, dopo un'annata da dimenticare sotto la gestione di Giovanni Stroppa, si presenta subito nel migliore dei modi in Umbria in questa nuova esperienza con il gol che riapre la sfida al minuto numero 76. Tante occasioni ad inizio di presa per la formazione di Cristiano Lucarelli, che ha completamente cambiato volto dopo essere stato sotto anche di due reti al Del Duca. Il gol di Favilli a riaprire le speranze, ma alla fine arriva il successo per la formazione dell'ex allenatore della Triestina. Ma ragazzi, davvero tantissime emozioni, dal rigore parato da Lezzerini al Rigamonti su Simone Mazzocchi, dalla punizione magistrale di Emanuele Nondoi, dal successo della Brescia di Pep Clotet, passando per il guizzo, per l'ennesima rete storica del Bati Larivei al Ciro Vigorito, terminando il racconto di questa prima giornata di Serie B con il successo dell'Ascoli di Cristian Bucchi al Del Duca, grazie a due colpi di testa vincenti firmati Botteghina e Colo Colo. Non basta il guizzo di Andrea Favilli. Siamo solamente all'inizio, ma che spettacolo questa Serie B. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.